Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Partners in Time. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo aiutato gli Yoshi ad aprirsi un varco nello stomaco dello Yob. Oggi invece scendiamo per poi risalire. Wow! Che cos'era quel rumore? Non lo so. Aiuto! Eh? Che schifo! Ah, che oscurità! Aiuto! Siamo dentro delle uova! Di solito noi le facciamo le uova, non ci finiamo dentro! Che impianto di produzione! Sono stupefatto! C'è una fabbrica di uova dentro questo mostro. È opera degli Shroob. Dobbiamo assolutamente liberare gli Yoshi. Liberalizzare. Dobbiamo anche trovare Bowser e quello che ha nella pancia. Avanti tutto gas. Io continuo a dirlo. Sta cosa di Mario e Luigi che finiscono sempre dentro la pancia di qualcuno o qualcuno che si mangia qualcosa che non dovrebbe. C'hanno un certo fetish quelli che hanno creato questi giochi della saga. Non so perché, ma boh, vabbè, guarda. Uccidiamoli. Uno. Cioè, allora, già nel primo capitolo Mario finisce per mangiare l'invincibile fungo che lo fa stare malissimo. Poi in questo capitolo, ah, poi tra l'altro viene mangiato anche da Ghigno Bowser. Poi in questo capitolo finisco dentro lo stomaco di quest'altro mostrone. Il pezzo della stella viene mangiato da Bowser. Cioè, deve avere un fetish assolutamente strano chi ha diretto per primo questo gioco. Non lo so. Oh, i bimbi sono saliti di livello, perfetto. Che cosa? Ma i bimbi aumentano stratanto di velocità. E probabilmente per... è tutto voluto, ovviamente. Che cosa aumentiamo? Yes, mamma mia. E qua, perché allora vorrei solo darvi questa spiegazione. Voi quando vedete che c'è un taglio fra io che scelgo quale prendere e l'effettivo tasto che premo, è perché io aspetto 3, 4, 5 giri finché non capisco decentemente qual è il giro effettivo della ruota. Per esempio qua io vedo un 6 subito seguito da un 1, quindi devo subito mentalizzare: ok, prima del 6 arriva quello, prima dell'1 c'è il 6, quindi devo aspettare fino a che non becco il giro giusto. Yes! Madonna mia, che soddisfazione! Madonna, sono un super saiyan ora. Ho esagerato un pochino. Quando è che prenderemo i gusci rossi? Non mi ricordo. Sicuramente fra un po', però. No. Ma sì, dai. Ok, mi aspettavo un attimino di più. Oh, ho preso il giro sbagliato. Che cazzo! Vabbè, dai, non importa. Andiamo di nuovo di fiori. Ho preso il giro male con il pollice e quindi ho sbagliato. Di nuovo. Ho preso malissimo il giro con Luigi e di conseguenza ho perso tutto il ritmo. Ho perso tutto il ritmo e abbiamo fatto pochissimo danno. Non so perché poi su DS questa cosa mi esce molto più facilmente. Non lo so, forse è per questione di abitudine, forse perché l'impostazione... L'ho visto dopo, il Tartos era nascosto dal come si chiama? Dal blocco. Forse per come lo tengo effettivamente in mano il DS, non lo so. Uno. Ah, ci ho sperato in un colpo fortunato, Gigi. Salta? No, peccato. Ecco qua. E certo, ormai l'ho imparato il trucco per evitare il tuo colpo, Sono mica scemo. Beccati sto guscio che almeno... un minimo di bonus riesco
No, ho sbagliato il tempo, vabbè, non importa. Non importa, uccidiamolo. Volevo prendere il bonus per il guscio, ma non importa. Non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Probabilmente qualcosa sugli oggetti, ma me lo sono dimenticato, scusatemi. Nell'incipit della battaglia mi sono dimenticato cosa stavo dicendo. Ah sì, i gusci rossi, chissà quando li prendiamo. Spero abbastanza presto, non tanto perché mi servano di concreto, ma perché alla fine uno fanno un po' più danno dei gusci verdi e tra l'altro li stiamo usando un po' anche per consumarli. Ecco, questo giro è stato molto fortunato, ma soprattutto perché a differenza dei gusci verdi fanno quindi se uccidi un nemico con un giro di guscio rosso si precipitano poi su un altro nemico che magari ha ancora qualche colpo che puoi tirare col guscio. Tu per esempio hai 10 colpi che puoi fare col guscio, se ne uccidi un nemico con 7. Ok, se ne uccidi un nemico con 7 puoi sfruttare gli ultimi 3 colpi su un altro nemico, se è disponibile ovviamente. C'è qualche X sul terreno? Non ho guardato nell'altra stanza, ma mi sa di sì forse. Meglio comunque dare una controllata. Forza bimbi, andate e liberate gli altri ovetti. Ah giusto, ho già capito. Vabbè, beccati 7 dovrebbero bastare. Vediamo, dobbiamo beccare il tempo giusto. Quindi, uno. Al primo colpo. Wow, si stava strettissimi. Ehi, eccovi. Aiutaci. Volete far rotolare questo masso, vero? Va bene. Oh no, quello blu è fuori sincro rispetto agli altri. Ah, cavolo. Allora, aspetta. Ok. Preso, ok. Com'era scomodo. Ma quanti Yoshi ci sono, scusami? Ah, eccoli lì. Cioè, vabbè che ha mangiato l'intero villaggio. Dobbiamo spingerne un altro. Però, scusami, quando ha fatto l'animazione che ne mangiava non c'erano tutte quelle uova. Vabbè, potrebbe averli mangiati nel mentre che arrivava dalla montagna qua. Bene, possiamo procedere. Bene. Fai l'ultimo sputo e torna di sotto. Allora, proseguiamo nella camera più grande. Tra l'altro, l'ultima camera in fondo sono abbastanza sicuro sia quella del blocco dove dobbiamo fare a tempo. Tac, 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 è quello a 4, insomma. Che palle l'animazione del Tartosso. Riesce sempre a beccarti. Quando faccio la rotolata perdo tutto il tempismo. Tutto. Dannazione. La devo fare solo i primi giri, perché sennò perdo il ritmo dei tasti. Ed è una stupidata, può sembrare una stupidata, ma è così. Vediamo. Ok, pensavo avrebbe saltato. Ormai siete una stupidata da evitare. Uno e due. Uno. Ok. Beccati questo. E questo. E quest'altro. Vai e muorici. Param pam param pam param. Come sempre il bonus non è chissà cosa, parliamoci papale. Però non si butta mai via nulla all'inizio, no? E lo sapevo che non gli saremmo mai finiti in testa. Comunque. Ok, speravo qualcosina di più, eh. Ok, dai, è andata bene. Nessuno? Abbiamo recuperato almeno uno dei fiori.
Speravo almeno qualcuno salisse di... Vabbè, che effettivamente sono saliti adesso di livello, però... Sperare non è mai una brutta cosa, no? Forse non bisogna mai sperare nelle cose superflue o soprattutto che sai che non sono realizzabili. È sempre bello sognare, ma bisogna a volte essere un filo realisti. Me lo dice uno che insegue un sogno da più di 10 anni. E nonostante tutto, non mi va di abbandonare questo mio sogno. Io ci tengo. Cioè, se io continuo a fare una cosa è perché ci tengo a modo mio. Magari può non sembrare, o comunque posso dare l'impressione che a una cosa magari io ci tengo o superficiale, oppure la faccio perché sì. Però io quando se faccio una cosa è perché ci tengo. Ci tengo che esca magari come la voglio io, o ci tengo semplicemente che ci sto su da così tanto tempo che magari non mi ci stacco. Magari a volte è un attaccamento morboso, ma a volte mi piace pensare che se vado avanti non è per un semplice capriccio o per una stupidata di pensiero, ma è perché è qualcosa che un giorno si realizzerà a modo suo. Io preferisco non pensare troppo a sogni irrealizzabili, ma mi piace sognare di realizzare quello che mi piace. Non so se è un discorso che è facile da comprendere o comunque che abbia un senso totalmente logico, però non è più bello continuare a impegnarsi per realizzare qualcosa piuttosto che il solo desiderarla o sognare. Minchia, ma quanto ha resistito? Il solo... Quando lo becca Mario non riesco mai a beccare il tempismo giusto. Il solo desiderarlo che quella cosa si realizzi. Io la vedo così, semplicemente. Voglio credere che continuando a lavorare su qualcosa a cui tengo, prima o poi un risultato arriverà. Magari no, ma perlomeno ci avrò provato. È quello il bello, forse. Il volerci credere a tutti i costi. O meglio, più che il bello, il volerci credere a tutti i costi non è la soluzione, parliamoci chiari, ma è sicuramente una motivazione. Andiamo di baffi. Ok, un 4 ci sto. Un 4 mi piace. Luigi, 39 di baffi, 29 di velocità. Se riuscissimo ad aumentartela non mi dispiacerebbe, ma vedo solo un 5. Che soddisfazione, cazzo. Che soddisfazione. Io ci spero sempre di beccarlo il numero alto. Poi, se non dovesse succedere, amen. Però, cacchio, che soddisfazione è riuscirlo a prendere. Ecco, fatto. Vediamo, ce ne sono altri prima che mi metta a fare sto stupido blocco. Sì, eccone qua un altro. Parliamo con gli Yoshi. Fame. Tu? Ecco. Hai ottenuto 4 uova bombe. Grazie. Tu invece? Dovremmo uscire presto, vero? Sì. Tu? Prendi. Altre uova bombe? No, l'adrenotessera. Interessante. Questo è per te. Un fungo vita, vabbè, niente di eccezionale, ma si accetta comunque. Tu? Dov'è l'uscita? Non lo so, la troveremo. Allora, l'adrenotessera, dal nome mi fa pensare che serva per curarci. Constatiamolo subito. Allora, adrenotessera. Recuperi qualche PV per ogni volta che il nemico viene colpito. Non lo so, potrei darla a Mario, ma al momento non mi sento di dire la preferisco dare a uno piuttosto che a un altro. Vediamo quanto riusciamo a fare col blocco. Secondo me è poco, perché con questo qua, a differenza di quello di Superstar Saga, è odioso dover beccare il tempo giusto, perché i primi giri sono troppo lenti, gli altri giri sono tutti incasinati. Perché il tempo
di passare da un blocco all'altro diventa veramente schifosamente basso. Comunque, proseguiamo che siamo quasi vicini alla meta. Puff, puff, puff. Nemico? No. Tu Alberto? No, non credo. Un secondo, vi faccio uscire di lì. Come ti chiamavi tu? Ehi, un secondo, voi chi siete? Chi? Ecco, Todaberto. Avete detto che mi chiamo Todaberto? Un Todd del regno dei funghi, principessa Peach, macchia del tempo. Io ho perso la memoria, è roba da mal di testa. Ma per quanto mi sforzi non riesco a ricordare nulla. No, aspettate, non è vero, una cosa me la ricordo. Ogni tanto mi torna in mente un'immagine sfocata. Ho fatto un disegno di questa visione. Ecco qui. Vediamo. Ah. Non ho la più pallida idea di cosa sia. So solo che mi fa una paura boia. Credo che sia il motivo per cui ho perso la memoria. Vabbè, la tengo io. Grazie. Un giorno mi sono svegliato nel villaggio degli Yoshi. Poi quel mostro enorme ci ha mangiati tutti. Eh? Queste uova? I miei amici Yoshi sono intrappolati dentro di loro. E quelli che non lo sono più probabilmente sono rimasti sotto forma di mostri. Poverini. Devo sbrigarmi a liberarli, ma... lì dentro c'è un mostro grande e grosso che fa la guardia all'uscita. Ci pensiamo noi! Cosa? Combatterete contro il mostro? Siete fuori di testa, è enorme, cattivo e puzza come una cloaca. Siamo Mario e Luigi, ce la faremo! Oh, yeah! Oh, yeah! Ah. Ragazzi, ma chi siete? Fammi... non ci ho mai provato, però scusami. No, ok. Ci ho voluto credere per un secondo. Ci ho voluto credere. Allora. Uno. Vediamo se ce ne sono altri. No. Salviamo e proseguiamo nell'ultima stanza, dove c'è il mostro grande e grosso. Ehi, ciao, sono un mostro uova. Io me ne fuggo. Non sono così coraggioso. Non fare del male alle uova, lasciale stare. Scusate l'interruzione, volevo vedere se potevo aiutarvi. Ma ti levi? Io voglio andarmene. Aia. Ehi, baffetti, sì, voi due. Non state lì impalati, fatemi uscire. Beccate queste uova. Ah, fai il furbo, vedo, eh. Non so cosa usare. Forse il guscio, dai. Vediamo. Ok, uno Yoshi è andato. Dobbiamo liberare più Yoshi possibile al primo giri. Ecco, fatto. Ma dai! Ma l'avevo colpito, è una bugia la tua, che cazzo. Vabbè, allora fammi vedere se... così facendo riusciamo a sbloccarne qualcuna di più. No, devi beccare le uova. Vabbè, due sicuro le abbiamo rotte, dai. Due sono sicuro che le abbiamo rotte. Perfetto. Ma sì, continuiamo con l'uovo bomba. None. Dovete colpire le uova, non il mostrone. Vabbè. 12 di danno a testa l'abbiamo fatte. Si schiuderanno. Ma no, ma come? Aia. Che palle, stavamo per liberarle noi quelle uova però. Vabbè.
me ne serve ancora una, giusto? Io ho sto ricordo totale che c'era anche uno Yoshi nero dentro, o meglio, durante la battaglia. Io sono sicuro che appariva uno Yoshi nero lì a tirare via una di quelle rocce. Ne sono certo. Sto ricordo io ce l'ho qua, nella lista degli Yoshi c'era. Vai via. Ma poi perché c'è un fantasma qua dentro? Boh, vabbè. Vediamo, bombardone. Mario, Luigi, Bimbo Luigi e Bimbo Mario. 1, 2, 3 e 4. 123. Vabbè, non è tanto, non è poco. Vediamo, dammi un secondo. Ok, no, abbiamo solo questo qua che aumenta la difesa. Va bene. E sia di bombardone nuovamente. Luigi, Baby Luigi, Baby Mario. Perfetto. 1, 2, 3 e 4. No. A parte che mi aspettavo si rialzasse. Tac, 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 tac. Ok, Baby Mario, Luigi. Ok. 1, 2, 3 e 4. Oh, ma un colpo fortunato neanche a pagarlo? Vai. Secondo me inizia Baby Mario. Ha iniziato Mario, va bene. Mario, Luigi, Baby Luigi. 1, 2, 3 e 4. E vai. A parte che non mi aspettavo che solo un giro di lui a terra sarebbe bastato, sincero. Qualcuno sale di livello? I bambini, perfetto. Oh, ma la velocità dei bambini è impressionante comunque. Dammi un bel numero. Ma vai. Allora, Luigi Bimbo, che cosa ti aumento? I baffi. Ma vai, cazzo. A sti bambini entro fine gioco avranno anche il loro piccolo baffetto qui così. Vediamo. Scompaio. E sapete tutti che buco è quello. Sì, scommetto che questo buco è porta all'esterno. L'uscita. Pam 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 pam. Allora, vediamo, c'è qualche X qua? Mi sembra di no. Mi sembra proprio di no, quindi aspetta. Tu mi dici nulla? Vado a prendere le altre uova, voi andate avanti. Bravo. Ma non è che magari se ti parlo ancora mi dai un premio bonus, no? Non è vero? Amici, tra poco siete tutti liberi. Vabbè, peccato. Non me lo ricordavo, devo essere sincero, però ci ho sperato. Ci ho sperato sinceramente che mi desse qualcosa. E via, siete liberi. Già, stanno scendendo proprio dove pensate. E non è una bella immagine. E ora si spegne. Piano piano si spegne, aspetta. Aia, 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 aia. Aia. Bene, direi che è stata proprio una fuga coi fiocchi. Un'avventurosa fuga da un gigantonorme bumbuco rosa. Incubo, non incubo. Si è spento. Quel mostroide non si muove più, vero? Deduco che le uova erano la fonte di energia di quel mostro. Sì, è sicuro. Dobbiamo muoverci a riportare le uova dal loro posto. Tutti al villaggio. Wow, sembra che capiscano di essere tornati a casa. Su, tutti insieme. Suggerisco di andare a vedere cosa è successo al villaggio. Allora, Yoshi, state tutti bene? Ascoltatemi, lucertoloni, sono stato a salvarvi io. Prenderò la vostra gratitudine e i vostri biscotti. Grazie mille, amico. Grazie, grazie. No, non può essere vero, non ditemi niente, lo so già, volete i miei biscotti. Niam, 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 niam. Ma adesso me li mangio io, sono tutti miei. Niam, 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 niam.
orca. Guardate, è un mago, fantastico. Ah, già è vero, mi ero dimenticato di questi. Aspettate, che succede? Vai via! Wow, che eroe, sai anche volare, sei il migliore. Tan 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 tan. Per tutte le valigie, i pezzi della stella cobalto hanno una forza pugilisticosa. Il mio database non dice nulla a riguardo, credo che abbiamo fatto un'importante scoperta. Sono pronto a scommettere che anche il disegno di Toad Aberto ha un potere segreto. Ritorniamo al nostro tempo, andiamo dal professore, avanti tutto gas! In sostanza, torniamo indietro. Yoshi, ascoltatemi tutti! Sono stati loro a salvarvi, non quel buffone! Quello è rimasto nascosto in un uovo tutto il tempo! Veramente? Sì, ho visto tutto con i miei occhi. Questi quattro sono forti. Oh, wow. Grazie, ragazzi, davvero. Yeah! Yuhu, che bello. Che bello. Che bello. I nostri biscotti però sono finiti. Si ritorna nel presente. Regno dei funghi del presente. Param pam 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 pam. Pa-pa-ra-pam. Eccoci qua. E andiamo a salvare. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.